Con l'appuntamento con lo squillo con le ultime notizie di politica e di economia, quindi di politica economica. Cominciamo da un titolo sparato a tutta pagina, ovviamente da Repubblica, tanto per cambiare, che prende un articolo a sua volta dell'Osservatorio sui conti pubblici, quello di Cottarelli, che titola, insomma, con molta enfasi Grecia fuori dalla crisi. Ma di cosa stiamo parlando? Sostanzialmente l'articolo verte sul minor costo del finanziamento del debito della Grecia rispetto all'Italia. Parliamo dello 0,5% di interessi in meno, 4,6 contro 4,1. Insomma, tutti a dire la Grecia è uscita dalla crisi, tutti. L'Osservatorio dei Conti Pubblici e Repubblica che titola tutta pagina. Insomma, per l'ennesima volta ci troviamo davanti, secondo loro, al grande successo dell'euro o addirittura al più grande successo dell'euro. E però ci sarebbe da fare un paio di considerazioni. Innanzitutto andiamo a vedere un po' di indicatori. A partire da quando? Beh, da dopo la cura da cavallo, ovviamente imposta dalla Troica. E noi ci rendiamo conto che il PIL è crollato del 40%, il PIL pro capite reale del 22,2%, la produzione industriale è crollata del 20%, hanno una disoccupazione ormai stabile in doppia cifra, che è aumentata per inciso del 40% grazie alla cura imposta dalla Troica, hanno un'emigrazione maggiore perché insomma sempre più greci sono costretti ad andare all'estero in cerca di condizioni di vita più dignitose, i suicidi sono aumentati del 56% e poi insomma sia a Cottarelli o meglio al suo osservatorio sui conti pubblici che a Repubblica vorremmo ricordare un'altra cosa, la Grecia come dice il Fondo Monetario Internazionale, quindi non l'organo sovranista o qualche altra testata non allineata, ci dice che la Grecia è sostanzialmente un paese fallito, il cui debito è praticamente tutto in mano ai creditori istituzionali internazionali, cioè il debito della Grecia lo detiene il MES, motivo per cui ovviamente si possono permettere tassi di interesse più bassi, ma insomma a fronte di un paese sostanzialmente fallito o con i numeri che vi ho citato poco fa. Quindi complimenti sia a Repubblica che all'Osservatorio sui conti pubblici, a Luigi Maratin e a tutta la selva di europeisti ultraliberisti che ancora hanno il coraggio di parlare di successo della Grecia. In tutto questo, per bontà, per carità divina, non abbiamo citato anche l'aumento dei decessi infantili, che è un'altra macchia d'infamia su chi dice queste cose. E poi, insomma, a proposito di dichiarazioni che lasciano più o meno sorpresi, non possiamo non registrare quello del ministro Crosetto, che dice grave che Berlino paghi le ONG, la Germania non è un paese amico. Buongiorno, ministro Crosetto, ben trovato, ma meglio tardi che mai, come si direbbe, insomma. Il punto però è che ha innanzitutto sostanzialmente il fatto che la Germania paghi delle ONG, comunque delle istituzioni fuori dai confini giuridici nazionali per importare immigrati clandestini, forse chiamarlo atto di guerra eccessivo, ma certo ci si avvicina molto. Pensate cosa succederebbe a parti invertite, cioè l'Italia paga delle istituzioni, delle associazioni privati extra governative per mandare clandestini in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, sceglietelo voi il paese. Ovviamente non sarebbe una cosa con cui noi ce la caveremmo semplicemente con una piccola reprimenda o addirittura un'esclamazione di sorpresa da parte di un ministro dei paesi che dovessero subire questo attacco. Ci terremmo poi a dire a Crosetto, insomma, che la Germania non è mai stata un paese amico, non perché adesso scoprite con grave ritardo che pagano addirittura le ONG per scaricare, per portare clandestini, certo anche rifugiati, ma soprattutto clandestini in Italia. Poi non se li vogliono prendere, tra l'altro, la Francia li chiude i confini, la Germania di distribuzione non ne vuole sentire parlare, ma la Germania, diciamo, non è mai stata un paese amico, è sempre stato un concorrente. Prima, e durante anche l'Unione Europea, un competitor, come dicono quelli bravi, quantomeno dal punto di vista industriale ed economico, ma non solo. E infatti la Germania ha sempre tratto vantaggio dall'indebolimento dell'Italia, ok? Obbligandoci, per esempio, attraverso l'Unione Europea a svendere l'industria pubblica, l'IRI. Obbligandoci a tagliare la spesa pubblica per 30 anni, 31 anzi, ricordiamo quasi 1.000 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica, con le privatizzazioni, rendendo il nostro mercato del lavoro più flessibile, che vuol dire meno tutelato addirittura di quello tedesco. Insomma, la Germania non è mai stata una nostra amica, è sempre stata una concorrente, un competitor,
Fa piacere che Crosetto se ne sia accorto con una trentina d'anni di ritardo. Bene così, ministro, complimenti. Non solo, torniamo ovviamente al discorso sanzioni alla Russia, se è quello che noi ogni tanto chiamiamo morire o suicidarsi, più corretto morire per Maastricht, spesso a volte, fate un po' voi, su ordine di Washington. Le sanzioni alla Russia, ovviamente ci sono anche le controsanzioni o le contromosse, in questo caso sembrerebbe dovute da motivi interni, stiamo parlando dello stop all'export di gasolio deciso dalla Russia. Hanno un problema di costi interni che stanno aumentando, quindi la Russia ha detto per calmierare i miei prezzi, cosa che il governo già sta facendo nei confronti dei cittadini, ma per far abbassare i propri prezzi dei carburanti internamente alla Russia, hanno deciso il blocco dell'export. Ecco, ovviamente questo ha ricadute anche su di noi. Vediamo che già sia la benzina che il diesel stanno intorno o abbondantemente sopra, dipende dal distributore, i 2 euro al litro che sono insomma 4.000 delle vecchie lire. Lo ricordate quelli che dicevano: ah, se uscissimo dall'euro la benzina pagheremmo 4.000 euro al litro? Ecco, perfettamente, per l'ennesima volta tutto quello che ci hanno detto sarebbe accaduto uscendo dall'Unione Europea e da euro è accaduto invece restandoci. Scopriamo poi insomma che ci sono, a proposito, visto che qua si parla di energia, ok, di gasolio, ma insomma sappiamo che le sanzioni alla Russia, insieme alla transizione energetica, hanno portato in Unione Europea, soprattutto in alcuni paesi, tra cui l'Italia, all'aumento vertiginoso dei costi di approvvigionamento e delle materie prime energetiche, ma anche quindi del gas e dell'elettricità per noi famiglie e consumatori finali. Insomma, ci sono 2,2 milioni di famiglie, cioè quasi 5 milioni di persone, che vivono in povertà energetica. La cosa drammatica di questo dato è che è un dato consuntivo del 2021. Cioè, prima dello shock energetico autoindotto, transizione energetica e sanzioni alla Russia. Quindi, se nel 2021 avevamo più di 5 milioni di italiani in condizioni di povertà energetica, beh, aspettiamo i dati del 2022 e anche del 2023, ma è logico che parleranno di un aumento mai visto prima nella storia d'Italia, neanche durante le crisi energetiche degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80. C'è però, diciamo, una mezza buona notizia, vediamo almeno il bicchiere mezzo pieno. Sono mesi, più di un anno, quasi un anno e mezzo, che vi raccontiamo la progressiva diminuzione dei consumi energetici, di gas, delle famiglie, delle industrie e delle industrie energivore. Ebbene, per la prima volta negli ultimi 17 mesi, i consumi elettrici delle industrie energivore non calano. Il saldo in realtà è uguale a quello di agosto dello scorso anno, no? Facciamo sempre il confronto tendenziale, cioè con lo stesso mese dell'anno precedente, perché è ovvio che da un mese all'altro i consumi cambiano anche in base alla stagionalità, però se paragoni agosto con agosto degli anni precedenti, o vale anche per gli altri mesi, hai un'indicazione maggiore dell'andamento dei consumi. Ebbene, finalmente dopo 17 mesi non c'è l'ennesimo calo, l'ennesimo crollo dei consumi delle industrie energivore, parliamo di consumi elettrici, la variazione infatti è stata dello 0%, a essere pignoli e precisi dello 0,002% in positivo, quindi un'insignificante crescita. C'è anche da dire però che ad agosto dello scorso anno il crollo rispetto ad agosto 2021 era stato del 15,2%, quindi vuol dire che ad agosto 2023 i consumi sono ancora del 15% più bassi rispetto a quelli di 2 anni fa. Per dare il quadro complessivo, nei primi 8 mesi di quest'anno, cioè del 2023, gennaio-agosto, il calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, cioè 2022, è stato del 5,3%. Sempre tornando al governo, ennesima bandiera bianca del governo, che a parole, a chiacchiere, racconta delle cose, fa proclami e poi non è che non le c'entra in pieno, ne fa una piccola parte, non le fa proprio, fa il suo contrario. Parliamo in questo caso della famosa tassa sugli extra profitti. Sostanzialmente il governo si è piegato sulla posizione non solo di una parte dell'opposizione, ma anche di una parte della maggioranza, cioè di Forza Italia, che probabilmente anche in conflitto di interessi, visto la banca Mediolanum, ma tralasciando questo discorso, ma che siete matti a tassare gli extra profitti delle banche? Ricordiamo brevemente di cosa stiamo parlando. Con l'aumento dei tassi da parte della BCE, le banche, tutte, che sono interamente private, il sistema bancario italiano, hanno ovviamente adeguato subito verso l'alto il costo del denaro per imprese e cittadini, cioè ti hanno aumentato la rata del mutuo se era a tasso variabile, un nuovo mutuo oggi ti costa molto di più di un anno fa, 2 anni fa,
e tutti i prestiti in generale. Peccato che non abbiano fatto altrettanto con la remunerazione dei depositi delle imprese e delle famiglie. Questo ha generato uno scarto clamoroso che ha generato appunto un extra profitto, cioè un profitto extra rispetto alla norma in cui sono più o meno allineati i costi o lo scarto non è così grande. Parliamo di centinaia di migliaia di euro, non di spiccioli. Ovviamente la BCE subito non si può fare, l'opposizione, l'Associazione Bancaria Italiana, è ovvio, difendono i loro interessi privati a scapito della popolazione, e quindi sostanzialmente il governo ha fatto una marcia indietro clamorosa, rendendo quasi intassabile questo extra profitto. Basta che lo accantonate, basta che non date dividendi agli azionisti, ma insomma le chiacchiere stanno a zero. Anche su questo il governo ha fatto marcia indietro. Tenete conto che parliamo di uno dei più grandi, che dovrebbero essere uno dei più grandi monopoli naturali, cioè il diritto di emettere moneta, perché ricordiamolo per l'ennesima volta, non lo fa solo la banca centrale, tanto non abbiamo più neanche quella, non con quella funzione, quando acquista titoli di Stato o emette moneta circolante, cioè le banconote, ma il grosso della moneta che utilizziamo oggi noi è appunto emessa dal nulla, dal sistema delle banche, che sono private. Perché quando chiedete un prestito non vi danno i soldi di un altro depositante, creano moneta dal nulla. Ovviamente il guadagno loro, perché è una passività per la banca, il guadagno loro su cosa sta? Sullo scarto che hanno sul costo del denaro rispetto a quanto ve lo mettono a voi. Quindi adesso hanno aumentato clamorosamente i tassi di interesse in linea con la BCE, ma non vi remunerano i depositi in misura neanche lontanamente vicina. Ebbene, come abbiamo detto spesso, la soluzione sarebbe una forte regolamentazione del settore finanziario e bancario con la divisione tra banche commerciali e banche di affari e sicuramente almeno la nazionalizzazione di tutte le banche commerciali, cioè quelle che si occupano appunto del credito, prendono i depositi. Tra l'altro, come abbiamo raccontato una volta, oggi le banche che sono universali, perché non c'è più questa scissione, non si assumono neanche più il rischio del credito, no? Valutare se chi chiede i soldi, impresa o famiglia, è meritoria, può rimborsare il credito, quello è, diciamo, il rischio che si assumeva un tempo la banca, e in cambio vi chiedeva dei tassi di interesse, ok? Questo non lo fanno più perché con delle operazioni di finanza, tipo la cartolarizzazione, una volta erogato il debito, il vostro debito nei confronti della banca viene trasformato in un'azione venduto, quindi poi il rischio viene, come dire, scaricato ad altri. Loro rientrano subito e in più ci pagate gli interessi, ma questo è tutto un altro discorso riguardo la finanziarizzazione dell'economia e ovviamente anche del settore bancario. Allora, sono usciti anche dei dati interessanti per quanto riguarda il potere d'acquisto delle famiglie. Uno studio abbastanza interessante di Mediobanca, che cosa fa? Mi dispiace dirlo, voi dite che poi sono solo pessimista, do solo le notizie brutte, però questo ce lo racconta Mediobanca. Certifica il disastro dei salari italiani, cioè il potere di acquisto nel 2022 dei lavoratori è crollato del 22%. I profitti però delle industrie sono saliti del 26%. Se il crollo del potere d'acquisto reale è del 22%, diciamo che i profitti delle industrie sono saliti di poco meno dell'1%, ma il punto è che mentre l'industria ha visto salire i profitti, e quindi qua rientra anche quel discorso. Noi sappiamo che la nostra è un'inflazione autoindotta, transizione energetica, sanzioni alla Russia, su cui poi si è innestato un ulteriore fattore inflattivo, anche questo raccontato dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Commissione Europea, quindi insomma sono dati ufficiali, su cui poi le aziende ci hanno messo un bel carico, scaricando sui consumatori, cioè sui cittadini, molto di più di quello che era il loro effettivo aumento dei costi delle materie prime, quindi dando un'ulteriore spinta inflattiva che non dipende dai salari, che in Italia sono a marcia indietro, ma dipende appunto da questi fattori che vi abbiamo detto: l'avidità delle imprese in seconda battuta e in prima l'inflazione autoindotta da offerta. Quindi il potere di acquisto nel 2022 è crollato del 22%, ma noi sappiamo che anche nei 30 anni precedenti il potere d'acquisto, i salari, cioè reali, dei lavoratori italiani erano crollati. Di questo possiamo ringraziare tante cose, tra cui sicuramente la scarsa qualità della nostra classe politica, per non parlare di quelli che sono venduti agli interessi del grande capitale estero, sicuramente le riforme regressive del mercato del lavoro, sicuramente l'Unione Europea e l'euro, ma insomma, da noi si è sempre fatto peggio che da altri perché abbiamo un problema clamoroso di classe politica che solo in parte hanno anche altri paesi.
Viene certificato anche l'aumento di cervelli in fuga, diciamo sempre, ci dicono che serve più immigrazione perché mancano i lavoratori. Non è vero, sappiamo che abbiamo 15 milioni di italiani tra disoccupati e inattivi, che sono la stessa cosa, solo che gli inattivi sono scoraggiati, non cercano neanche attivamente lavoro. Abbiamo il record di giovani che non studiano e non lavorano, abbiamo 6 milioni di italiani che sono andati all'estero in cerca di condizioni di vita migliore, certo pensionati, ma anche lavoratori, di cui su questi 6 milioni, 2 milioni sono giovani, e quindi questo ennesimo studio ci certifica che dal 2013 a oggi i cervelli in fuga, cioè ricercatori, giovani laureati, sono aumentati il loro espatrio del 42%. E poi si fa tanto, insomma, si parla molto di denatalità, che ovviamente è un problema, ma far ridere che gli stessi che poi permettono ai giovani, quei pochi che ancora facciamo e formiamo, li obblighiamo, no? Che gli permettiamo di andare all'estero, poi quindi fa un po' ridere di parlare di problema di natalità. Un'ultima notizia che è buona, è positiva, ma ci dà il là per ritornare su un discorso che noi abbiamo fatto spesso, è che l'Istat ha rivisto a rialzo i conti nazionali relativamente al triennio 2020-2022. Nel 2021 il tasso di crescita del PIL in termini reali aumenta rispetto alle precedenti stime di 1,3 punti percentuali. E di 2,1 punti di mercato, ma noi guardiamo, diciamo, il valore reale, cioè depurato dall'inflazione, quindi ci teniamo il più 1,3%. Anche il livello del PIL risulta rivisto verso l'alto di quasi 35 miliardi di euro, 34,7, e quindi cambia, cioè diminuisce il rapporto debito-PIL, perché a parità di debito, se rivedi al rialzo le stime del PIL, passa infatti da quasi il 150%, quello del 2021, cioè il 149,8%, al 147%, mentre quello del 2022 è passato il rapporto debito-PIL dal 144,7% al 141,6%. Perché vi do questa notizia sulla rivisitazione a rialzo del PIL da parte dell'Istat? Per un motivo molto semplice. Perché è l'ennesima conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il rapporto debito-PIL cala aumentando il PIL, non tagliando la spesa pubblica, che ricordiamo ancora per l'ennesima volta è una componente positiva del PIL. Il PIL è composto dalla spesa pubblica, i consumi di noi cittadini, gli investimenti delle industrie, delle attività e del saldo import-export. L'import toglie al PIL, l'export dal PIL. Quindi se tu diminuisci la spesa pubblica di 100, il PIL diminuisce almeno di 100, in realtà di più per il moltiplicatore fiscale che dipende dalla propensione marginale al consumo, ma di questo ne abbiamo già parlato e magari ne riparleremo. Però proprio negli anni in cui è stato sospeso il patto di stabilità e crescita, e infatti sono i primi 3 anni in cui l'Italia non fa un avanzo primario, cioè anziché sottrarre, drenare soldi all'economia, mette soldi all'economia. Casualmente il PIL è cresciuto di più. Essendo cresciuto di più il PIL, è vero che è cresciuto anche il debito, ma innanzitutto proprio per il rapporto tra numeratore e denominatore, voglio dire, se aumenti della stessa cifra entrambi, il rapporto debito-PIL diminuisce, chiaro? Se tu hai un debito di 1.000, il debito di 1.000 e il PIL di 1.000, e quindi il rapporto è del 100%, e aumenti di 100 sia il PIL che il debito, è ovvio che il rapporto è di poco inferiore al 100%, ok? In realtà poi c'è, come diciamo, il discorso del moltiplicatore fiscale che fa sì che ogni volta che tu aumenti il PIL, per esempio perché aumenti la spesa pubblica, di tot, non solo diminuisce il rapporto debito-PIL, ma diminuisce di più della cifra che hai messo nell'economia proprio per il discorso del moltiplicatore fiscale. Quindi sostanzialmente l'Istat indirettamente certifica una cosa che dovrebbe essere palese a chiunque abbia aperto un manuale di macroeconomia del primo anno, ma anche a chiunque abbia un minimo di buonsenso, che il modo migliore per ridurre il rapporto debito-PIL, se ritieni che vada ridotto, e qua parleremo di altro, facciamo esempio del Giappone, se il debito è detenuto dai cittadini e dalla propria banca centrale, il rapporto debito-PIL non è un problema, al limite è un problema l'andamento, se il debito cresce molto di più della crescita dell'economia, che è esattamente quello che facciamo noi da 30 anni per seguire le assurde regole europee, quindi sostanzialmente l'Istat certifica che la spesa pubblica, cioè l'aumento del PIL, aiuta in realtà alla riduzione del debito-PIL e ricordiamo sempre che se il PIL è aumentato, una buona parte è da imputare, nonostante tutti i difetti che aveva, alla moneta fiscale, o meglio al super bonus, quello del 110%. Ci vediamo la prossima settimana.